Ciao, benvenuti a tutti. In questo video vi parlerò della curcuma di Phidophilos, della linea Semplici. Sapete che la curcuma, questo è il nome della pianta, curcuma longa. Sapete che la curcuma è una pianta tintoria e potentissima. E in questo video vi parlerò appunto dei risultati e ve li mostrerò anche che ho ottenuto sui capelli chiari. La curcuma è una pianta che fa ottenere un colore giallo, proprio giallo, giallo, giallo intenso. Chiaramente sui capelli scuri si nota di meno, sui capelli chiari invece si nota veramente tanto. Capelli asciutti e umidi, puliti o sporchi, ormai lo sapete, fate come preferite. La preparazione io vi consiglio di farla con semplicemente acqua tiepida e la applicate subito. Ma sapete bene che essendo una pianta, ma come ce l'ho sti capelli? Che essendo una pianta altamente tintoria, intanto non schiarisce, non pensate che è una pianta che schiarisca perché è gialla, dona dei riflessi comunque gialli sui capelli scuri, in base poi ai capelli stessi e a quanto sono scuri, ma non pensate che schiarisca, schiarisce l'ossigeno, l'acqua ossigenata, quindi non pensate che schiarisca, ingiallisce al massimo. Quindi se avete i capelli chiari comunque direi di utilizzarne poca e soprattutto miscelata ad altre erbette, perché non è una di quelle piante che possiamo utilizzare da sole, perché fa, credetemi che, come, anzi ve lo faccio vedere direttamente in questa immagine, potete notare che il risultato sui capelli chiari è veramente molto 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 evidente. Come vedete è un giallo veramente molto intenso e importante, e vi faccio vedere la ciocca che ho utilizzato, cioè la ciocca con il risultato ottenuto, che è questa qua. Magari qui si sfalza sicuramente il colore, forse sembra un po' più aranciato addirittura nel video, ma potete far base sull'immagine che vi ho fatto vedere poco fa. Ci dice Phidophilos, ci dà qualche dettaglio e ci dice che la curcuma appartiene, come lo zenzero e il cardamomo, alla stessa famiglia. È una pianta perenne originaria dell'Asia del sud orientale che raggiunge, vabbè, bla 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 bla. La parte tintoria si ricava dal rizoma, che è di colore giallo arancione, ed è ricca di vitamina C, di potassio e soprattutto curcumina, che è appunto il principio attivo per cui credo colori. Si può utilizzare anche in viso, appunto perché contiene tanta vitamina C ed è antietà e tutto quello che volete voi. Però sapete che è una pianta estremamente tintoria, per cui in viso o le utilizzate un pizzico miscelata a un 99% del resto di altre erbe, oppure evitatela sul viso come faccio io, perché veramente poi uscite gialli. Chiaramente se non siete sicuri del risultato che potreste ottenere, non chiedete a me quello che potreste ottenere, ma provate su una ciocca nascosta dei vostri stessi capelli. Solo e soltanto così potete avere vi potete fare un'idea di quello che sarebbe il risultato sui vostri capelli. Io ho terminato qui questo video. Alla fine di questo stesso video vi lascerò il link del video in cui vi faccio vedere i risultati che ho ottenuto sempre con la curcuma, però sui capelli scuri. Quindi vi ringrazio e ci rivedremo presto. Ciao!